Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi vi consiglierò dei volumi LGBTQ+ friendly da leggere non solo questo mese, ma in linea generale della vita. Io li amo particolarmente. Con tutto quello che sta succedendo, il mondo sembra essere andato a fuoco, sento che ci stiamo un po' dimenticando del fatto che siamo nel bel mezzo del Pride Month. Ovvero il mese in cui si dà particolare attenzione a quelle che sono le tematiche LGBTQ+. Tematiche che a me sono particolarmente care, non solo perché faccio parte della comunità, ma anche perché io trovo che sia fondamentale che tutti noi godiamo degli stessi identici diritti e dello stesso identico rispetto, a prescindere da quella che è la nostra sessualità. E mi fa un po' tristezza il fatto che nel 2020 ci sia ancora bisogno di manifestazioni simili, perché c'è ancora tanto lavoro da fare per arrivare a questo genere di risultato. Un po' di tempo fa vi ho postato una foto su Instagram con i titoli dei quali andremo a parlare adesso. Se non mi seguite lì, sono Read Vlog Repeat. Io vi raccomando tantissimo di farlo, ci divertiamo un sacco nelle Insta Story con le foto, eccetera, eccetera. E adesso direi di partire perché ci sono 40 gradi, mi si sta già sciogliendo la faccia. PS, perdonate il rumore, ma non posso ancora accendere il condizionatore e se non tenessi la finestra aperta, veramente creperei. Direi di partire con un volume che non credo sia ancora mai apparso sul canale, ma sono molto felice di discuterne perché ha al centro una figura molto amata. E per questo sento che tanti di voi saranno più che contenti di recuperarlo. E sto parlando di lui. E questo qui è Gli amori di Frida Kahlo, scritto da Valeria Arnaldi, edito da Bizzarro al prezzo di 16 euro. Bizzarro è una casa editrice indipendente che io ho scoperto a Più Libri Più Liberi. PS, ve lo ricordo adesso così ci leviamo questa cosa davanti. Nell'info box troverete linkati tutti i volumi dei quali parleremo oggi ad Amazon. Io sono affiliata, dunque acquistando qualsiasi cosa attraverso i miei link aiutate il canale a sostenersi. Per tornare a noi, ovviamente Frida Kahlo è famosa per essere stata la compagna di Diego Rivera, un uomo che io personalmente ho sempre reputato un po' una merda, però era lei che ci doveva stare, sono assolutamente fatti suoi. Frida Kahlo però è stata anche l'amante di tantissime altre persone, sia uomini che donne, soprattutto facenti parte di quella che era la sfera creativa, fotografi, modelle, attrici. E quasi tutti gli amanti che hanno attraversato la strada di Frida Kahlo sono anche entrati in quella che era la sua arte e quella che era la sua sfera creativa. Frida Kahlo era apertamente bisessuale. E sì, Diego Rivera è stato l'amore della sua vita, ma perché era Diego, non perché fosse un uomo. Spesso e volentieri nelle biografie di Frida Kahlo o comunque nelle opere di narrativa che l'hanno al centro, ci si concentra su quella che è stata la storia d'amore con Rivera, ci si concentra sull'arte, ci si concentra ovviamente su quello che è stato il tragico incidente che è avvenuto quando Frida Kahlo era adolescente e che l'ha fortemente invalidata, anche e soprattutto in quella che era la sua sfera sessuale. Trovo che rare volte i volumi, i film e tutto il resto si concentrino anche su quelli che sono stati gli amori saffici della pittrice, perché ci sono stati più di uno. Ce n'è stato più di uno. Secondo me un volume estremamente interessante che dà la giusta importanza a tutta la sfera sessuale della pittrice e se siete sui fan, se è una figura che vi piace particolarmente, io penso che dovreste assolutamente reperirlo. Passiamo adesso ad un volume scritto da una delle mie autrici preferite, un'autrice che mi fa compagnia sin dall'infanzia e che è riuscita poi con altri suoi lavori ad entrare anche in quella che è la mia vita da adulta. E sto parlando di Tove Jansson. Non sarò mai in grado di pronunciare perfettamente il suo nome, mi scuserete, io dico così perché è un mio limite. In particolare vi voglio raccomandare Fair Play, questo qui è edito da Iperborea al prezzo di 15 euro. Tove Jansson era lesbica e ha passato 40 anni della sua vita insieme ad una donna. È una cosa meravigliosa, io invidio tantissimo le persone che riescono a trovare un partner per la vita, con cui condividere tutto. All'interno di questo romanzo, l'autrice traspone sotto forma narrativa quella che è stata la sua vita insieme alla sua compagna. Quindi ci troviamo di fronte ad una storia effettivamente di invenzione. Siamo in compagnia di una coppia lesbica che appunto divide la sua vita. Si tratta di due personaggi che sono estremamente indipendenti, con caratteri molte volte diametralmente opposti, che però nel loro profondo si amano. La storia è di invenzione, però è ovviamente ispirata alla vera vita dell'autrice. Per chi non lo sapesse, Tove Jansson è stata la famosissima
grandissima autrice dei Moomin. I Moomin erano un po' la contrapposizione ai Barbapapà. Non erano diffusissimi in Italia, però io li guardavo, ho letto i fumetti, Iperborea pubblica anche volumi dedicati ai Moomin e poi ovviamente abbiamo tutti gli altri romanzi che l'autrice ha scritto, che secondo me sono dei veri e propri gioielli. Perché? Per quel che mi riguarda, Tove Jansson è una maestra del dialogo. Io ho letto altri due suoi romanzi, ho letto Il libro dell'estate e Il libro dell'inverno, che sono incentrati sul rapporto nonna-nipote. Ve li consiglio tantissimo perché sono dei libri straordinari, non ne parliamo qui oggi solo perché non c'entrano niente con l'argomento del video, e sono veramente dei gioielli del botta e risposta. Sì, le descrizioni sono belle, siamo nell'Europa del Nord, c'è il ghiaccio, c'è la natura, c'è anche all'interno di questo libro, perché sono le grandi macro tematiche che Tove Jansson affronta in ogni suo lavoro, però tu leggi un dialogo di questa autrice e dici ok, nessuno è in grado di riprodurre quello che è il linguaggio tra persona a persona in letteratura come riesce a fare lei. Sono dei dialoghi estremamente veritieri, carichi sempre di sarcasmo e carichi sempre di potenza emotiva. Non c'è mai uno scambio di battute tra due personaggi che è lì semplicemente per far andare avanti la trama o che è lì semplicemente per chiudere un buco, per completare la pagina. Ogni parola scambiata sembra una parola che potrebbe essere stata detta davvero ed è qualcosa che ti emoziona sempre, che cambia sempre le carte in tavola. Se non siete particolarmente fan dei volumi descrittivi, vi piace un po' quella frizzantezza che riesce a dare il dialogo alla lettura, allora lei è l'autrice che fa per voi e fair play è da recuperare. Continuiamo non con uno dei miei autori preferiti, ma con due dei miei autori preferiti all'interno dello stesso volume. Per chi non lo sapesse, io non leggo tantissima poesia, ma indubbiamente uno dei miei punti di riferimento in questo genere è Walt Whitman. Pensate che è un autore che mi piace talmente tanto che uno degli anelli che porto tutti i giorni, che è questo qui, che da lì non vedete, ma l'avete visto milioni di volte, ho girato anche un IGTV dedicato ai gioielli che porto tutti i giorni, quindi se vi piace quello che vedete vi linkerò l'IGTV nell'info box del video, andatelo a recuperare, appunto parliamo di orecchini, anelli, collane eccetera eccetera. Però appunto questo anello che porto tutti i giorni ha sulla placchetta un'incisione di Walt Whitman che è I exist as I am, esisto come sono. Walt Whitman era omosessuale e qualche mese fa è arrivata in Italia una raccolta di suoi inediti giovanili, che è questa qui, ed è La Quercia con illustrazioni, e qui arriva l'altro grande amore della mia vita, Brian Selznick. Brian Selznick, autore di Ugo Cabré, autore anche lui, omosessuale. Questo qui è edito da Tunué al prezzo di 19,90€. Io tra l'altro sono, sì, la persona più felice sulla faccia della terra, perché questo volume ce l'ho anche autografato. Brian Selznick era presente a Più Libri Più Liberi qualche mese fa e sono andata con il volume, me lo sono fatta dedicare, è stata un'emozione incredibile. Ho scattato anche una foto con lui, la trovate su Instagram, ve la linko nell'info box. Brian Selznick è una persona squisita, ha creato alcune delle mie storie per ragazzi preferite di sempre, quindi poterlo incontrare, potergli semplicemente dire guarda, ti sono grata, mi hai regalato delle piacevolissime ore di vita, è stato meraviglioso. Per tornare a noi, appunto, all'interno del volume, nel mezzo di illustrazioni che sono da togliere il fiato, perché Brian Selznick è una delle persone più di talento e creative che secondo me ci propone il mercato editoriale oggi, si trovano le poesie di Walt Whitman, che ovviamente riguardano quella che è la sfera sessuale, con testo inglese a fronte. Io non consiglio mai particolarmente di approcciarsi alla lettura in lingua attraverso le poesie, perché sono spesso e volentieri difficoltose, molto difficoltose da comprendere ad una prima lettura, però avere il testo a fronte può essere veramente utilissimo e può essere un ottimo modo per scoprire un autore grandioso che secondo me in Italia non si legge abbastanza. E alla fine del volume troviamo anche gli scan del quaderno dove sono state ritrovate queste poesie, perché sì, è stato ritrovato un quaderno di Walt Whitman e quindi nelle nostre librerie può arrivare un nuovo volume. Molto bello, e per me questo qui è un caro ricordo, è un volume intriso di emozioni molto positive e mi faceva piacere consigliarvelo. Ho pensato a lungo di tenere per ultimo il mio volume preferito, invece non ce la faccio più, ne dobbiamo parlare. È un graphic novel, so che già
sapete di cosa stiamo per parlare, perché vi ho rotto le scatole a morire con questo lavoro qui. È stato anche fumetto dell'anno, nell'anno in cui l'ho letto, e vi linkerò la top nelle schede e nell'info box. È un volume che mi ha fatto piangere calde lacrime amare. È un volume che è scritto dal mio autore di fumetti preferito, e se qualcuno aveva qualche dubbio che titolo stessi per mostrare, abbiamo fugato tutto quanto. Il volume in questione è Cinzia, scritto e disegnato da Leo Ortolani ed edito da Bo Publishing al prezzo di 20 euro. Cinzia Otherside è un personaggio che inizialmente si trova all'interno della saga di Ratman e che qui invece trova il suo ruolo, secondo me più che meritato, di protagonista. Cinzia è una transessuale e all'inizio del volume noi la incontriamo mentre tenta di farsi riconoscere come donna. So che in questo periodo la questione della transfobia è particolarmente calda per via dei tweet di J.K. Rowling, io consiglio caldamente a tutti di recuperare Cinzia per schiarirsi un po' le idee, perché l'amore non si misura in centimetri. Tra l'altro adoro anche la frase che c'è qui dietro. Quando mi è arrivato il volume l'ho preso in mano, ho pensato questa è una delle copertine più belle del mondo, poi l'ho voltato, ho letto Cinzia è la donna che ogni uomo vorrebbe essere, e da lì è partito tutto. Questo è uno dei miei graphic novel preferiti di sempre, non solo in questa sfera rinchiuso nell'argomento LGBTQ+, è un lavoro magistrale in tutti i sensi, affronta perfettamente quelle che sono le difficoltà nell'essere una persona transessuale, come si viene giudicati dalla società, che prezzo abbia ad oggi sentirsi liberi nella propria pelle di appartenere al sesso che matcha con quella che è la nostra anima. Cinzia è un personaggio a tutto tondo, è una bella persona, almeno io la sento come una persona, non riesco a rinchiuderla nella prigione di personaggio che può stare solo su carta, ed è una persona coraggiosa, estremamente coraggiosa, ma è anche stanca di tutti i soprusi che è costretta a subire. Io l'amo molto. Leo Ortolani è un fumettista di estremo talento, in grado di farti ridere a crepapelle, ed è una delle persone che mi fanno più ridere in assoluto nella mia esistenza, però al tempo stesso è in grado anche di farti riflettere nel profondo e anche di farti piangere tantissimo. Ovviamente non vi spoilerò nulla di Cinzia, ha una trama molto complessa, quando si arriva verso la fine iniziano a scendere le lacrime e si inizia a provare odio profondo per quella che è la società odierna, però ne vale la pena. Cinzia non è solo la donna che ogni uomo vorrebbe essere, Cinzia è anche l'amica che ogni donna vorrebbe avere ed è la persona che chiunque dovrebbe conoscere. Soprattutto per farci rendere conto che le discriminazioni nei confronti delle persone transessuali hanno anche un po' rotto tre quarti di cazzo. Penultimo volume consigliato, a mio parere il più utile tra quelli dei quali parleremo oggi, fondamentale da far leggere a qualsiasi ragazzino che sta entrando nel mondo della propria sfera sessuale, ma molto utile anche a qualsiasi adulto. Uno dei libri che sono più grata che esista in italiano in assoluto, e sto parlando di questo libro, È gay, di Juno Dawson, edito da Edizioni Sonda al prezzo di 14 euro. Tra l'altro è appena andato via il sole, ciao sole, ci teniamo la penombra. Tra l'altro il volume nell'edizione è assolutamente meraviglioso, perché voi lo aprite, sembra una scatolina, lo aprite in questo modo, super bello, poi con la copertina arcobaleno, poi ve lo mettete in libreria e questo è già da sé un manifesto della vostra ideologia, non dovete dire nient'altro a chiunque venga a casa e butti un occhio sui vostri scaffali. Questa è una vera e propria guida al mondo LGBTQ+, si parla di coming out, di come farlo nella maniera più corretta, di quali possono essere le conseguenze e in caso di come affrontarle, si parla di discriminazioni sul posto di lavoro, si parla delle varie sfaccettature della comunità LGBTQ+, e la cosa che preferisco in assoluto è che spiega questo mondo, le cose belle e le cose brutte, le cose da cambiare, le conquiste fatte con estrema semplicità e praticità. Io lo consiglio davvero tantissimo a tutti per sentirsi informati, per sentirsi completi, per capire come affrontare la propria sessualità. Ancora si hanno dei dubbi, ci si sente confusi, ci si sente persi. Juno Dawson ha fatto coming out come transgender nel 2015, se non ricordo male. Sì, e nel 2016 si è sottoposta a terapia ormonale. Tiene una rubrica su Glamour, ha scritto dei romanzi, vi linkerò anche quelli ad Amazon nell'info box, però questo qui è il suo saggio
guida. Meraviglioso. Questo davvero non può mancare. Se non siete in vena di narrativa, di romanzi, di poesie, di graphic novel, volete qualcosa che sia reale, non fiction, lui è la scelta migliore che potete fare. Perché vicini? Perché avviare il motore adesso? Come ultima raccomandazione, torniamo da Bow Publishing. In linea generale, se siete interessati a questo tipo di argomenti, vi consiglio tantissimo Bow come casa editrice. Ha davvero pubblicato un triliardo di graphic novel sull'argomento. Avrei potuto inserire qui Un anno senza te, che mi ha rubato il cuore nel momento in cui l'ho letto, già Giapota, grande amore della mia vita. Avrei potuto parlare di Basilicone, discuteremo nelle Insta Stories di Instagram, tra l'altro. Sono comunque volumi che vi linkerò ad Amazon nell'info box e vi consiglio anche tantissimo Edizioni Sonda. È molto bello avere in Italia delle case editrici che siano LGBTQ+ friendly e sono contenta che pubblichino anche e soprattutto dei volumi di estrema qualità. Chiudiamo appunto parlando di Crossdressing, con un fumetto che ha fatto molto parlare di sé nel momento in cui è uscito l'anno scorso e che è di una dolcezza e tenerezza infinita, e sto parlando del Principe e la Sarta, scritto e disegnato da Jen Wang ed edito al prezzo di 21 euro. Questa qui è una fiaba. Noi ci troviamo in compagnia di una sarta, una giovane donna molto povera, che per una serie di circostanze finisce ad essere la sarta personale del principe. Principe che ama vestirsi da donna in segreto. Ci troviamo alla fine del 1800, ci troviamo in un momento in cui la moda sta esplodendo come business, stanno nascendo i primi centri commerciali, a livello anche di società, di ambientazione, è estremamente movimentato graphic novel, però ovviamente la storia scalda il cuore, perché noi ci troviamo di fronte a una vera e propria amicizia che sboccia, che diventa forte, un legame solido tra la sarta e il principe, e ci troviamo di fronte anche quello che è il mondo dal quale il principe è circondato, perché in quanto principe ci si aspetta determinate cose da lui, un determinato tipo di atteggiamento, di carattere. Deve essere un uomo, mentre lui ama vestirsi da donna. Molto bello. Guardate, specialmente sul crossdressing io vedo costantemente insulti in rete. Se un uomo si dimostra anche solo leggermente femminile viene completamente subissato d'odio, che è una cosa che io non comprenderò mai. Mi dispiace moltissimo. Per questo ne raccomando tanto la lettura e per questo ho scelto Il Principe e la Sarta, oltre ad altri titoli che comunque io ritengo estremamente validi. Lettori, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Prima di lasciarci voglio ricordare due cose. Uno, vi potete abbonare al Read Blog Repeat per 1,99€ al mese, trovate il bottone sotto questo video, in questo modo mi aiutate veramente tantissimo a sostenere i costi per la newsletter settimanale. Anche qui, sono stati iscritti alla newsletter settimanale, il modulo per farlo è nell'info box del video. Grazie veramente a tutti coloro che si sono già abbonati, non so che altre parole usare. Grazie veramente, io adoro il vostro sostegno nei miei confronti, mi fa piacere quando vi iscrivete al canale, mi fa piacere quando mettete mi piace video, commentate, li condividete, è meraviglioso, e avere quest'ulteriore sostegno da parte vostra mi sta salvando il sedere. Grazie mille. Seconda cosa, sino al 7 luglio è valido il mio codice sconto affiliato con Happiness Boutique. Io in questo momento indosso due delle loro collane, questa con le malline e il choker. Sono entrambi in acciaio placcatoro, li troverete linkati nell'info box del video insieme agli orecchini che ho sempre di Happiness ma che in questo momento non indosso. Il codice sconto è readblogrepeat e vi dà diritto al 10. Ci tengo a ricordarvelo in video perché appunto avete solo sino al 7 luglio per poterlo utilizzare. Ora, questo video è ufficialmente finito, io vi mando un bacio, vi invito a iscrivervi al canale, a condividere, a commentare, fatemi sapere magari quali sono i vostri libri preferiti a tema LGBTQ+, e noi ci vediamo alla prossima.